Oggi è il giorno della Natività di San Giovanni Battista. Nella preghiera della Chiesa questa è una solennità, una tappa importante della storia della nostra salvezza. Qui sono molte coppie che stanno chiedendo a Dio il dono dei figli perché non ce la possono avere. Giovanni Battista è uno di quei bambini nati nella scia della storia del popolo di Israele da una coppia che non poteva avere figli. E come per Sara ed Abramo, non soltanto per la sterilità che aveva Elisabetta, ma per il fatto anche che lei era passata d'età, cioè aveva superato la menopausa. Dio in questa storia di crocifissione interviene e la rende una storia gloriosa, ribaltando completamente il corso di questa storia. È questo che a noi interessa. Scusate un attimo. E interessa perché faccia così altrettanto il Signore con noi, perché ribalti le nostre storie, le storie crocifisse, in storie gloriose, in storie di resurrezione. Bene o male, l'andamento di questa storia la conosciamo, ma non conosciamo tanti dettagli che vorrei illuminarvi questa sera spezzando la parola, in modo che sia una parola per noi, non una cultura biblica. Luca, l'evangelista, conosce questa storia, conobbe questa storia, come ha conosciuto l'infanzia di Gesù Cristo, perché Maria gliene ha parlato. Lui è stato l'unico che è andato a fare un'intervista a Maria e le ha chiesto come sono andati i fatti principali dell'infanzia di Gesù Cristo, tutte le cose che l'hanno circondata. Per cui l'unico dei quattro evangelisti, neanche Giovanni, che ha avuto la grazia da Gesù Cristo di avere con sé la Madonna fino al giorno della sua assunzione al cielo, scrive di queste cose. Solo lui, Luca. E Luca non aveva conosciuto Gesù Cristo direttamente. Lui nel suo Vangelo riporta le cose conosciute per indagine, riporta il Vangelo ascoltato attraverso il fatto di essere discepolo di Paolo, collaboratore di Paolo, all'annuncio del Vangelo stesso, e era un ex medico, una persona intelligente, scrive in maniera approfondita e ha dei passi che gli altri Vangeli non riferiscono. Per esempio il racconto del figlio prodigo, la sua meravigliosa storia, ce l'ha Luca, non ce l'hanno né Giovanni, né Marco, né Matteo. Allora lui, Luca, è l'unico che racconta l'infanzia, la nascita di Gesù Cristo e le storie che l'hanno circondata, sapendole da Maria, quindi dalla fonte diretta. Luca, quando conosce da Maria i fatti, nello scrivere quello che Maria gli racconta, nota un parallelo che nella storia va avanti con la differenza di 6 mesi. 6 mesi prima Dio manda l'arcangelo Gabriele a parlare a Zaccaria, 6 mesi dopo Dio manda lo stesso arcangelo Gabriele a parlare alla Madonna. Perché è importante per noi? Dico subito la chiave che ci permette di capire per noi questa cosa. Perché Dio manda i suoi angeli a parlarci. La parola angelo significa messaggero. Oggi per dare i messaggi ci stanno telefonate, internet. A quei tempi l'unica cosa per diffondere una notizia era che chi voleva dare il messaggio a un altro pagava un messaggero che correva col cavallo fino a portare la notizia alla persona che doveva ricevere. Altro metodo non c'era. Messaggero. Dio quando parla e vuole dare un messaggio agli uomini deve usare qualcuno che ce lo dice. Se ce lo dicesse lui direttamente
non faremmo in tempo ad ascoltare la sua parola, perché moriremmo schiacciati dalla sua grandezza. Ci deve mandare una persona a noi accessibile. Cosa ha fatto Gesù Cristo? Una volta risorto dai morti, andate, portate l'annuncio a tutti i popoli, l'annuncio del Vangelo, ma i suoi messaggeri sono gli apostoli e dovevano testimoniare che Cristo Gesù, Cristo Gesù è risorto dai morti, il nucleo del loro messaggio. Nel caso di Maria, nel caso di Zaccaria, invece non ci possono andare delle persone, perché il messaggio è così grande, così esclusivo, che Dio, per poter dare il suo messaggio a queste persone, deve usare creature soprannaturali. E usa lo stesso angelo capo, Gabriele, arcangelo, angelo capo. Arcangelo deriva dal greco angelo arché, principio degli angeli. Gli angeli hanno tutta una serie di gerarchie meravigliose, sono miliardi e miliardi. L'angelo capo, l'arché, è il principio di una categoria, di una sfilza di angeli infinita sotto di lui, uno più bello di un altro. L'arcangelo Gabriele è la forza di Dio e sotto di lui ci stanno vari tipi di angeli, ognuno dei quali di questa forza di Dio esprime una particolare realtà. E poi questi hanno sotto di loro ancora e così via. Non manda quindi un angelo qualsiasi, un angelo capo, un arcangelo. Dio ci parla attraverso dei messaggeri, a noi non ci servono con gli angeli, bastano le persone, ci annuncia la sua parola. E questo è importante, che esistono dei momenti della nostra vita dove ascoltiamo Dio che ci parla. E se quando Dio ci parla afferriamo il suo messaggio e facciamo di conseguenza, le cose ci vanno in un modo, altrimenti in un altro. E questo vorrebbe venire stasera. L'Evangelista Giovanni quindi mette in parallelo, l'Evangelista Luca mette in parallelo la storia di Maria, 6 mesi dopo, la storia di Zaccaria. Chi era Zaccaria? Zaccaria è un sacerdote, ma a quei tempi non c'erano le messe. Gesù doveva ancora morire in croce e risorgere, istituire l'Eucaristia. A quei tempi c'erano i sacrifici. E l'unico luogo di tutto il mondo, del popolo ebraico, dove i sacrifici si esercitavano era il Tempio di Gerusalemme. E il Tempio di Gerusalemme era l'unica chiesa del popolo di Israele. Negli altri luoghi dove il popolo di Israele si riuniva, in Palestina e nelle altre parti del mondo, tuttora esistono le sinagoghe, non ti faceva nessun sacrificio. Si ascoltavano le parole dell'Antico Testamento, che per loro era l'unico, il nuovo non esisteva, quindi la storia di Mosè, dei profeti, i libri sapienziali, si pregava con i salmi, qualcuno spiegava la Bibbia agli altri, finito lì. Nel Tempio invece si chiamava il culto a Dio, e il culto significava che ogni membro del popolo di Israele, per purificarti i propri peccati, offriva a Dio le cose più belle che possedeva. Se era un contadino, offriva a Dio una porzione del suo raccolto, la più bella. Se era un allevatore, offriva a Dio la bestia più bella. Offrire a Dio significa che se ne privava, faceva un sacrificio. E il cibo, la bestia, venivano uccisi sull'altare e la carcassa dell'animale immolato veniva bruciata. Guardate che nella società agricola privarsi di un toro era un grande capitale che andava via, una grande ricchezza. Si dice questo perché? Perché Dio è il numero uno. Allora, tutti sapevano di essere peccatori, per il desiderio di purificarsi, di uscire fuori dal male, di recuperare il rapporto con Dio. Ecco, viene esercitato con questo fatto, che era un tentativo umano presente in tante religioni, non soltanto nel popolo di Israele, di rientrare in buon rapporto con Dio. Per cui, prima a Dio, se un contadino offriva
il grano scarto, quello che gli rimaneva, che si era ammuffito, che topi avevano mezzo mangiato e mezzo no, e lo portava al Tempio, quella era un'offesa a Dio. Che tu non gli puoi dare a Dio lo scarto, gli dà la parte migliore. Se l'allevatore portava al Tempio la bestia sciancata, mezza malata, mezza no, per morire, per liberarsene, e la offriva a Dio, quella era un'offesa a Dio. E tornava a carico il doppio peccato, perché a Dio si dà la primizia, la parte più buona, la numero uno, perché lui è più grande. I sacerdoti facevano questo tutto il giorno, tutti i giorni. Prendevano questi animali, li immolavano, bruciavano la carcassa, quel fumo che saliva a Dio. Per noi sarebbe stata una puzza tremenda, una carcassa che brucia. Invece veniva visto come un profumo soave, perché esprimeva la lode a Dio, l'amore a Dio di colui che offriva il sacrificio. E con questo c'era il tentativo di togliere via dei peccati. La cosa era ben stupida, perché uno che un ladro, uno che odia una persona, forse cambia perché offre un sacrificio a Dio. Uno magari sta dedicato con quello, poi fa una carità per i poveri, quella carità gli toglie il rancore che c'è con quella persona, non provoca la conversione. Non c'è un sacrificio che possa provocare la conversione della persona, ma in antichità si faceva così, per cui quando viene Gesù Cristo toglie tutto l'ordine e l'usante dei sacrifici e mette un altro unico sacrificio. Il sacrificio sarà solo esclusivamente quello di se stesso. Il sangue di Gesù Cristo può togliere i peccati, e non più il sangue dei tori, degli animali o le offerte delle primizie del campo. Allora Zaccaria faceva i sacrifici, era un uomo di culto e basta, non faceva i battesimi, non faceva i matrimoni, non predicava, faceva il culto. È arrivato nel corso dell'anno ebraico, c'era un giorno che doveva fare il sacrificio dell'incenso all'interno del Tempio, dove c'era la Shekinah Yahweh, dove Dio era presente. Guardate che bella mentalità questa. Se Dio è presente in un posto, tu vai a pregare lì, sei esaudito. Questo è il popolo ebraico. Per cui tutti gli ebrei dovevano almeno una volta all'anno andare a visitare Dio nel Tempio. E la visita annuale alla Mecca degli islamici è una scopiazzatura fatta da Maometto, che si è letto la Bibbia, ed è rifatta nella sua religione. Gli ebrei ci andavano perché andavano a visitare Yahweh, presente con la sua Shekinah, la sua presenza nel Tempio di Israele. E lì il sacerdote andava a offrire l'incenso, che la resina che bruciata dava un profumo, un certo odore profumato. E mentre fa questo culto, avviene un'apparizione, gli appare quest'angelo e una notizia meravigliosa. Dice: Dio ha ascoltato le tue preghiere, Zaccaria, e quella di tua moglie Elisabetta, voi avrete un figlio, e questo figlio si chiamerà Giovanni, perché Giovanni significa in ebraico Yahweh favorevole. La nascita di Giovanni nel mondo avrebbe significato il favore di Dio nei confronti del suo popolo. Dio non ha scelto per la punizione, ha scelto per essere favorevole al suo popolo, ha scelto di beneficarlo, ha scelto di non condannarlo per i peccati, ma di salvarlo. E allora, tutta una serie di cose meravigliose, questa società, Zaccaria, ascolta. Guardate che l'annuncio è simile a quello che fa l'angelo a Maria. Dice: Dio ti fa diventare madre del suo figlio, tu avrai un bambino, si chiamerà Gesù, eccetera, eccetera. E come risponde la Madonna a questa cosa? Ma dice: io non conosco uomo, come faccio a diventare madre? Fammi capire, spiegami meglio. E l'angelo gli spiega: guarda, tu non avrai concorso di uomo, chi ti metterà incinta sarà lo Spirito Santo, il quale farà un grande miracolo. Dio userà la sua potenza
diremmo noi, l'unzione per farti diventare madre. E l'incarnazione, che il Dio Spirito si è fatto materia, è diventato un essere umano, è uno dei più grandi miracoli della storia della salvezza. Allora Maria, quando l'angelo dice queste cose, entra in questa dimensione spirituale dell'ascolto della parola di Dio, la vede vera, vero quest'angelo che le parla, vero il messaggio, e decide di giocare se stessa su questa parola. Per cui non dice all'angelo soltanto sì, non dice solo questo, è importante, dice eccomi, lei si offre a questa storia. Se uno dice sì, il sì è un'obbedienza passiva. Uno può dire di sì e pensare con la testa, mannaggia, qui la rotta le scatole, proprio questo, ma dice, altri progetti, eccomi, mi offro a te, si faccia di me secondo la tua parola, scelgo quello che lui ha scelto per me. Questo è diverso. Quando Dio ci parla, la sua parola ci offre una storia. Si fa così, così, il mio progetto per te è questo. Noi possiamo dire di sì o di no, o meglio, possiamo offrirci o rifiutarci di vivere in questa storia. Maria, quando si è offerta, ha chiuso il cerchio della parola di Dio, che da Dio è scesa attraverso di l'angelo a lei. Lei ha risposto di sì, offrendosi a lui. Il cerchio è chiuso, la parte della parola è conclusa, quindi si può passare alla parte successiva, quella del miracolo, e Maria diventa incinta subito. Lo Spirito Santo non fa, chissà, non è che si mette a tremare, fa il miracolo, lei diventa incinta del Figlio di Dio, si forma in lei la prima cellula umana e per miracolo si intende una cosa che umanamente è impossibile. Oggi con la scienza moderna noi diremmo, ma com'è possibile che in una cellula femminile che ha il nucleo con soltanto 23 cromosomi, l'ADN, i cromosomi, c'è tutto il DNA, come è possibile che diventi una cellula umana con il nucleo pieno di 46, gli altri 23 cromosomi, chi ce l'ha messo in quella cellula? Non ce l'ha messo nessuno, ce l'ha messo lo Spirito Santo, ce l'ha messo Dio. Per cui l'uomo Gesù di Nazaret è per la parte di Maria uomo e per la parte dello Spirito Santo Dio. Ed è l'unico essere umano che in se stesso ha le due nature. La parola natura deriva da nascita, nato da Maria, nato da Dio. Gesù Cristo c'è la natura umana, la natura divina insieme, nella stessa persona. Questo è il miracolo. Una cosa che scavalca le leggi della natura e avviene, ed è una cosa meravigliosa. È un'opera di Dio, è un'opera stupenda, che quando la guardi può dire soltanto lode e gloria a te, oh Signore, per questa cosa quanto è grande, quanto è bella. Ma chi è che ha la fede di Maria quando l'angelo parla? Chi è che risponde come Maria quando è toccato dalla parola di Dio? Noi non siamo con Maria, purtroppo, nessuno. Noi siamo con Zaccaria, il quale, pur essendo sacerdote, pur avendo ogni giorno le mani in pasta con le cose di Dio, quando l'angelo gli parla, pur capendo che era una dimensione soprannaturale, un angelo, un'apparizione, e gli dà questo annuncio che sarebbe diventato padre delle sue preghiere sono state esaudite, dice, ma io sono vecchio, non è possibile. Mia moglie è vecchia lo stesso, quando poteva diventare madre non c'è diventata, adesso doppiamente non può avere figli. Non è possibile. Lui, quando ascolta Dio che gli parla,
Lui era anziano, sapeva come funzionano le cose in natura. C'è qualcuno che può sgarrare sulle leggi della natura, la natura funziona così, secondo le sue leggi. Punto e basta. Se io prendo un oggetto e lo lascio andare, questo non è che va in alto o rimane appiccato a mezz'aria, casca, punto e basta, c'è la forza di gravità. La legge di Newton. Esiste così, non esiste altra possibilità. Per non cascare per terra bisogna andare con un missile fuori dall'orbita terrestre, come fanno gli astronauti che fluttuano dentro una navicella. Ma qui sulla Terra le cose cascano per terra. Se andavamo su Giove, dove la gravità è molto più potente di quella della Terra, boom, cascavo in un attimo e facevo pure la botta quel foglietto, perché la gravità è più forte, sulla Luna è più debole, ma cascavo lo stesso, e così via. La natura ha le sue leggi. Allora lui, esperto, dopo tanti anni che viene in questo mondo, che sa bene come funzionano le cose in natura, non è possibile, sono vecchio, sai, non può nascere un bambino da me e da Elisabetta. Ecco, allora, guardate che cosa avviene in questo momento. Chiunque di noi, quando Dio gli parla, applica la sua testa, la logica, le cose che ha imparato dalla vita, delle leggi della natura a Dio, quando qualcuno applica a Dio i limiti che le potenze del male mettono nella nostra vita, esercita incredulità nei suoi confronti e spezza il legame con Dio. No? Voi marito e moglie, se un coniuge dice all'altro guarda così, 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 e quell'altro dice non ti credo, spezzi il legame col coniuge, perché non gli credi. Se credo ha detto nella verità, col cuore, e non gli credi, quello mio marito è fatto così, mia moglie è fatto così, non ci credo. Interrotto il legame, la comunicazione è interrotta. Se invece del coniuge prendiamo il bambino, figlio, noi per te genitori faremo così, ti abbiamo fatto i conti in banca, quando cresci 18 anni ti compriamo la macchina, poi l'appartamento. Chissà se babbo e mamma fanno quello, non ci credo. Se il bambino dice così verso i genitori, non crede alla loro parola, non crede alle loro promesse, non crede all'amore che loro come genitori stanno facendo per il figlio, stanno sacrificando, che viene per lui, con questa sua mancanza di fede nell'amore dei genitori spezza il legame con i genitori. Lo spezza. È vero o no? Sto dicendo le cose giuste o no? Ditemi se è così. È vero o no? Quando noi esercitiamo nei confronti di Dio l'incredulità, spezziamo il rapporto con Dio. Tu, non c'è più. Questo sto dicendo una cosa, non è che, ma chissà, la facciamo sempre questa, non è una cosa ogni tanto, è la nostra attitudine normale nei confronti di Dio che ci parla. Chi è che crede a Dio sopra ogni legge della natura? Chi è che crede a Dio sopra le potenze del male? Malattia incurabile, disastro, famiglia distrutta, peccati di qua, peccati di là, guerra atomica, fame nel mondo. Chi è che crede a Dio sopra queste cose? L'ho detto tante volte, il veronese non diceva che non credere in Dio perché non può essere che esiste Dio, perché sennò non permetterebbe che i bambini muoiano di tumore. Se esiste è cattivo. Menzogna. Dio è amore anche se esiste questo dramma nel mondo, di cui non è l'origine. Allora, Zaccaria nei confronti di Dio e del sacerdote
ha spezzato la sua unione con lui non credendogli. Ma guardate, noi guardandolo di fuori dice, ho fatto un peccataccio, facile dirlo. Quando Dio ci viene a proporre una cosa impossibile a realizzarsi e ce la promette, tu farai così, tu farai questo e questo, io di te farò... Lui, Dio, ci promette sempre delle cose impossibili a realizzarsi, perché se le potessimo realizzare con le nostre forze, se si potessero realizzare nell'ordinamento normale della natura, se le forze del male non potessero configgere quella cosa buona che sta avvenendo, dove sta l'intervento di Dio? Il miracolo esiste per definizione dove questo è impossibile che si realizzi. Cristo non poteva darsi la vita da solo, è risorto dai morti. Questa è la notizia buona per tutti. Dio ha fatto un miracolo su Gesù Cristo, lo ha premiato perché è amato fino in fondo, risuscitandolo dalla morte. Allora, Zaccaria esercita un peccato nei confronti di Dio che gli parla, non credendogli. Questa è la situazione ordinaria di tutti quanti. Se non facessimo così saremmo tutti Maria, immacolati. Ma l'immacolatezza non è soltanto che lei non ha avuto un rapporto sessuale con nessuno. L'immacolatezza, prima di essere del corpo, è di qui, interiore. Maria è immacolata nella fede, perché non ha spezzato l'unione con Dio quando Dio gli parlava, esercitando l'incredulità. Maria è immacolata nell'amore, perché ha amato anche gli assassini del suo figlio, non c'è avuto risentimento contro di loro nonostante gli avessero ucciso il figlio. Maria è immacolata nella speranza, perché se anche ci aveva tra le braccia spiccato dalla croce il cadavere del suo figlio, dentro se stessa diceva così: mio figlio ha detto che tra 3 giorni sarebbe risuscitato e io aspetto la sua resurrezione anche se ho il cadavere suo tra le braccia. Non si è disperata perché mio figlio è morto, non ce l'ho più. Non ha fatto questo. Ha sofferto, solo lei come, non lo capiremo mai quando ha sofferto Maria, perché più una persona è sensibile più soffre. Di conseguenza Maria ha sofferto molto più di noi, grezzi e dolori di cuore. Ma non si è disperata. Non ha scavalcato il confine della speranza precipitando nella disperazione. La sua speranza immacolata, senza macchie di peccato. C'è qualcuno che non si è mai disperato? C'è qualcuno che ha sempre solo amato e non ha mai avuto risentimento verso nessuno? C'è qualcuno che ha sempre avuto fede in Dio senza mai dubitare di Lui, senza mai prendersela con Lui? Senza mai dirgli perché hai fatto questo, hai sbagliato. Allora noi non apparteniamo, ecco perché Luca ha scritto la storia di Zaccaria e l'ha messa in parallelo con Maria, perché noi non siamo Maria, siamo Zaccaria. Quando, guardate bene, se Dio non ci parlasse, noi che cavolo facciamo nella vita? Qual è la direzione che prendiamo? Qualche giorno fa c'è stato, sabato mattina per esattezza, la messa dove Gesù diceva da provvidenza, dice: voi che avete fede in Dio non dovete comportarvi come le persone che non ci credono, i pagani. Quelli che non credono in Dio si preoccupano: oddio, oggi cosa mangeremo? Domani cosa mangeremo? Dopodomani, quando diventiamo vecchi, devono mettere da parte scorte immense perché hanno paura del futuro. Dice: già gli uccelli del cielo, gli animali della terra superano le persone che hanno queste preoccupazioni, perché loro ogni giorno mangiano. È la vita di tutto l'universo, di miliardi, miliardi, miliardi di animali, di piante, va avanti lo stesso, senza fare grandi scorte. Perché vi preoccupate
voi che avete fede in Dio, del vostro mangiare, come le persone che non hanno fede. Abbiate fede che Dio è provvidente. Quindi dovete occupare col lavoro delle cose, ma non vi dovete angosciare. Dovete occupare e non preoccuparvi. A ciascun giorno basta la sua pena, per il domani ci pensa il Signore. Allora, che cosa significa? Se una fede vive le cose in conseguenza della fede in un modo, se una fede non ce l'ha, vive le cose in un altro modo totalmente diverso da quello che c'ha fede. La fede ci fa vivere una vita soprannaturale, totalmente diversa da quelli che fede non hanno. Noi vediamo subito. Chi non ha fede si rifiuta, e fa bene, di celebrare il funerale della persona cara in chiesa, o lo stesso defunto ha lasciato scritto che lui non vuole il funerale in chiesa, vuole il funerale laico, e le scenate, le ipocrisie, le lacrime finte, perché dove non c'è amore, figurati che ci può essere sofferenza per una persona che non ci sta più, è morto, è finito lì, è finito, non c'è più. Oggi piangiamo, dopo 10 giorni gli abbiamo dimenticati, non c'è più. Quando uno ha fede, soffre del distacco della persona, è tantissimo, ma sai che è vivo, stai in cielo con il Signore. Soffri, ma resti in piedi interiormente. Soffri, non ti disperi, perché la persona esiste, non è scomparsa nel nulla. La persona ci ha lasciato. Totalmente diverso. E uno che crede in Dio vuole che il defunto faccia il funerale in chiesa. E che l'atto di amore più bello, l'eucaristia per il defunto, il funerale, dove la affidi al Signore e dove invochi che venga presto per il defunto il giorno della sua resurrezione, il giorno di Cristo risorto. Quale ateo fa questo? Allora, se uno esercita fede nella parola di Dio, c'è un tipo di vita. Se uno non esercita fede nella parola di Dio, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. È una vita schifosa, messa a paragone della vita di chi ha fede in Dio. Allora, quando Zaccaria, il sacerdote, ha reputato che non si poteva realizzare quello che l'angelo aveva annunciato, lui sprofonda nella vita umana. Allora, se fosse stato solo, lui non avrebbe avuto figlio, perché non credendo in quello che Dio gli aveva annunciato, non si sarebbe realizzato quello che lui non aveva creduto. Però c'è anche la moglie, Elisabetta, che era di fede. E per merito della fede della moglie, la storia di Zaccaria non finisce lì. Zaccaria, quando risponde malamente all'angelo, ha la sua, chiamiamola punizione, chiamiamola correzione, vi spiego perché. E dice l'angelo, tu sarai muto. E lui esce dalla sala dell'incenso, al pubblico, al popolo che stava aspettando, che non poteva parlare più. Non solo, Vangelo di oggi, quando chiedono a Zaccaria, i suoi parenti, gli chiedono che nome vuoi dare al bambino, lui non può sentire la loro voce, lo devo chiedere a cenni. E lui si scrive sulla tavoletta, Giovanni è il suo nome. Quindi oltre che muto, diventò anche sordo. Non è così, il mutismo si accompagna spesso alla sordità, i sordomuti, no? Quanti ce ne stanno? Sordo e muto. Ma dice, ma perché l'ha fatto diventare sordomuto il Signore? Non si poteva spezzare una gamba, camminava fuori, poteva andare a fuoco alla casa, no, è uscito sordomuto. Perché questo? Guardate, qui viene fuori una cosa molto importante. Voi sapete che nella confessione il sacerdote dovrebbe dare
a colui che si è confessato una penitenza. Oggi la penitenza, la fesseria, dice, beh, di tre Ave Marie e poi, beh, fai una preghiera a quello che hai detto male e poi, di un gloria al Padre, fa la vigilia del Santo Sacramento, a posto così. Fare come una praticuccia da spicciare via. La penitenza non era così agli inizi della Chiesa. Per esempio, se uno aveva abortito, doveva fare magari un anno di penitenza, non poteva più fare la comunione per un anno, anche dopo essersi confessato, nell'attesa che dentro l'accoglienza alla vita, la comprensione di questo peccato, l'accoglienza alla vita, il desiderio di difendere la vita a tutti i costi, maturasse, per cui se gli fosse capitato un'altra volta nella vita la stessa situazione precedente, o addirittura peggio, uno non si comportava più come se comportava la volta precedente, abortendo, ma con tenacia, magari mettendosi contro di tutti, contro la famiglia, contro... teneva il bambino. La penitenza era quel tempo in cui dentro si doveva guarire da ciò che ha causato quel peccato per uscirne veramente fuori. Vedete, i peccati, oggi non mi ha fatto una questione legislativa. Esempio semplice, che mi attenzi sicuro, comincia la stagione. 25% di persone che andavano a messa non vanno più a messa, mi attenzi sicuro, per tutta l'estate. Perché? Perché si deve lavorare per i turisti. Se uno c'è la pizzeria, la gelateria, il bar, il ristorante, come fa a lavorare? Come fa ad andare a messa? Se uno va a fare il cameriere, ha diritto, da contratto, a un giorno di riposo a settimana. Chi fa il cameriere d'estate c'ha il giorno di riposo a settimana? Non esiste. Fa 8 ore al giorno di lavoro? 10 quando va male. 11, 12 ore. Funziona così. Tutti sanno che è così, nessuno protesta. E questo è il modo. Allora, viene la signora a ottobre, fine la stagione, torna a messa, mi confesso perché, dice, durante l'estate non sono andata a messa domenica, non posso fare la comunione, ho fatto peccato. Bene, cioè, senti un po', l'estate prossima, che ricominci la stessa attività, lo trovi il tempo per andare a messa? No, perché devo lavorare. Ma allora sei convinta o no di aver fatto peccato? Beh sì, lo so, se uno va a messa devo... Scusa, ma di che cosa conviene? Che Dio ti accusa di essere peccatrice, ma tu non sei per niente convinta di aver fatto una cosa sbagliata. Se continui a mettere il lavoro lì sopra di Dio, tanto che tu preferisci rinunciare alla messa piuttosto che rinunciare a 2 clienti o a 50 euro di guadagno, ti sei convertita da quel peccato o no? La conversione implica un cambiamento di vita. Se uno ha capito che una cosa è peccato, poi non lo fai più. Trasformi la vita, la cambi in modo da non farlo più quel peccato. Se uno si confessa soltanto in maniera formale e legislativa per avere la tentazione di fare la comunione e poi la cosa fa lo stesso, stai prendendo in giro Dio. Non esiste questa cosa. Giusto o no questo? Capite questo? La penitenza allora è quella cosa che porta la persona a una maturazione per la quale capisce veramente la gravità del suo peccato. E trasformi la vita perché non la fai più quella cosa. Non è una questione di un perdono esterno, è una questione di un perdono intrinseco, profondo, ti deve cambiare la vita quella confessione, con tutto quello che ne consegue. Allora Dio ha fatto diventare sordo e muto. Guardate, umanamente questa è una cattiveria. Sordo e muto, per un tempo X, non gli ha detto l'angelo... Tu per 3 mesi e mezzo rimani, poi torni a parlare? No, perché se in quel tempo in cui restava sotto il muto, Zaccaria non cambiava, ma restava duro di coccia e di cuore, non guariva. Perché questo fatto, diventare sordo e muto? Allora, essere sordi ed essere muti, ci vedeva ancora, significa... un parziale ma grave isolamento dal mondo esterno. Non senti più nessuno,
E Dio non ti va lì, non lo senti, non senti niente. Se senti qualcosa non capisci, non puoi più comunicare con la persona. Se vuoi parlare tu, è lui che non ti capisce, non comunichi più con le persone. Resti chiuso nel tuo io. Questo era quello di cui aveva bisogno Zaccaria per capire il suo errore. Perché restando chiuso nel suo io, aveva più tempo di a se stesso, al suo errore, a quella cosa che l'aveva ridotto in quello stato. Ma guarda, mi è apparso un angelo e non gli ho creduto. Mi ha parlato Dio e gli ho detto che non poteva succedere quello che mi ha annunciato. Ma che cosa ho fatto? E poi so pure prete. Doppia vergogna. Questo doveva capire. Il grave errore di non aver esercitato la fede in Dio. La fede nella sua parola. Capite adesso perché? Perché un miracolo si realizzi, la persona che è in gioco ci deve credere. Perché il miracolo si realizzi. Se uno sta sulla carrozzina, quante volte abbiamo visto queste cose in queste giornate, e mi dispiace che si risolvono tutte col fatto che la persona poi, dopo due volte, tre volte, non ci viene più. Se uno che sta sulla carrozzina non crede che si può rialzare e camminare, che Dio gli voglia tanto bene da fargli questa grazia, quando si alzerà la carrozzina? Può venire a 200 incontri di preghiera, verrà in carrozzina e uscirà dall'incontro di preghiera in carrozzina. Non succede niente durante l'incontro, perché anche se si prega per la guarigione, denunzione dell'infermo, la potente dichiarazione, quello non ci crede che per lui. Resta così. Non esercita fede in Dio perché quel miracolo gli avvenga. Resti così. Non entri nell'ordine soprannaturale credendo possibile una cosa che umanamente è impossibile. Non credi che Dio può al di sopra delle leggi di natura. Ma io c'ho ho avuto un incidente stradale, mi si è spezzata la vertebra, qui in ebbio, dal bacino in giù non sento più niente, è tutto morto. Vabbè, questa è la cosa che ti è successa naturalmente. La potenza del male che ti ha distrutto la capacità di camminare. Beh, che Dio non ha potere di rimettere in posto, in sesto questa cosa. È lui sottomesso al male da non poterti far nulla? O è il male che è sottomesso a Dio perché lui può tutto? La fede significa cominciare a credere che quello è possibile. Allora, Zaccaria, perché l'angelo non gli dice quanto tempo sarebbe rimasto sordo e muto? Perché se lui non si correggeva, ci rimaneva tutta la vita sordo e muto. Siccome invece in questo tempo lui fa una maturazione interiore, e la dimostrerà, allora ne esce fuori. Qual è l'occasione in cui Zaccaria esce fuori dalla sua sordità? E qui il Vangelo di oggi, quello che ho detto fino adesso è quello di ieri pomeriggio, il Vangelo di oggi dice così, che nasce il bambino, Elisabetta contenta con la Pasqua perché a quel tempo le donne, la società maschilista, la donna non valeva niente. Però quando la donna diventava madre, benedetta da Dio, per carità, da nulla andava ad essere grandemente considerata perché Dio l'aveva toccata, benedetta con il figlio. Quelle che invece sposate il figlio non ce l'avevano, nella mentalità ristretta del popolo ebraico antico, com'è? Già non vale niente perché sei donna, Dio non ti ha benedetta con i figli. Sei proprio uno sfacelo, uno strazio di persona.
Se Dio non ti ha benedetto perché non te lo meritavi, chissà che peccato hai fatto. Pensavano così le persone, quindi Elisabetta si portava un marchio di infamia, di cui non era colpevole, pubblico. Poi è la moglie di un prete, di un sacerdote, peggio ancora. Quindi quando Dio gli fa il miracolo di avere un figlio, da così a così, da disprezzo ad apprezzamento, da infamia a lode pubblica, Elisabetta è felicissima di questo bambino. Arrivano i parenti, la parentela, cugini, nipoti, zii, le famiglie allargate, grandi di quei tempi, numerose. Ecco che festa, oh, che bravo, che meraviglia ha fatto Dio per te. Che nome diate al bambino? Dice Elisabetta, sapeva da Zaccaria quello che era successo, si chiamerà Giovanni. Cosa? Giovanni. Oh, ma qui tra i nostri, nella nostra parentela, nessuno porta questo nome. Perché si faceva così nel popolo ebraico, un po' anche noi così. Di solito a un bambino si dà il nome del nonno, la bambina il nome della nonna, no? Tanti fanno questo. Se uno c'è un zio morto in incidente stradale, che era affezionato, eccetera, e dà il nome dello zio morto in incidente stradale. Invece le persone strambanate mettono il nome al bambino Ridge, perché è appassionato di Beautiful, allora gli mette il nome Ridge. Povero bambino, quante corna dovrà mettere alla moglie, matrimonio sfasciato, cioè, bella profezia che è quel nome della sua vita, Ridge, mettiti San Gabriele, cioè, almeno è un po' meglio. No, che nomi strambati si danno oggi, non ne parliamo. A quei tempi dare il nome significava l'inclusione della parentela. Allora, se nella parentela ogni nome, non so, si chiamava Andrea, Antonio, Basilio, Stefano, si doveva chiamare il bambino o Andrea o Antonio o Basilio o Stefano. Giovanni, ma quello è il nome di un'altra parentela, di un altro clan. Se tu gli metti il nome al bambino della nostra parentela, quello è un'offesa verso tutti quanti i membri di questa parentela. È una mancanza di rispetto verso di questi membri. Non si poteva fare. Chi metteva il nome di un'altra parentela a un bambino di parentela, si metteva tutti i parenti contro. Questa era la regola. Ed era una regola di vita pratica, non sta scritto né sulla Bibbia, né... era un uso, una consuetudine. E nei paesi le consuetudini sono tremende, valgono più delle leggi. Mettiti un po' contro tutti i parenti insieme. Allora, quando i parenti sentono che la mamma voleva mettere Giovanni come nome al bambino, dico, donna è una stupida, ecco, l'ha dimostrato. Adesso andiamo dal papà, che invece è un uomo, capisce, e dice, Zaccaria, tu, che sei un uomo che capisci, tra parentesi, che nome gli mettiamo a questo bambino? Dai, metti il nome della parentela. Quello scrive, Giovanni è il suo nome. Tutti contro. In quel momento Zaccaria torna a sentire e a parlare. Perché? Perché Dio vede che il processo di guarigione interiore di Zaccaria è terminato. Zaccaria per fede ha avuto il coraggio di obbedire a quello che l'angelo aveva detto di mettere il nome Giovanni al bambino, pur mettendosi tutti quanti contro. Allora significa Dio prima, poi gli altri, la gente, ha obbedito a Dio, a differenza di prima. Allora è guarito. Non serve più che lui sia sordo e muto. E vi faccio un paragone umano per far capire ancora meglio. Quando uno si spezza una gamba, non può andare in giro camminando come se non fosse successo niente. Se ci prova, aggrava ancora la frattura e rimane zoppo per il resto della vita. Che cosa deve fare invece? I medici mettono un bel gesso intorno,
poi parliamo d'estate col caldo e con l'afa, quando è gustoso mettersi sul gesso, che sudi, ti dà un fastidio che non finisce più, e te lo devi mettere quanto tempo? Minimo 30 giorni, ma se ci vuole di più, 45, 60, fino a che dentro questa prigione che tiene stretta la gamba, le ossa si ricollegano, un lavoro interno per le quali le ossa si ricompongono e la gamba torna ad essere capace di portare il peso del corpo. Quando questo procedimento è avvenuto, il gesso non serve più, si toglie e si butta via. L'essere sordo e muto di Zaccaria è stato il gesso che gli ha messo il Signore perché al suo interno si ricomponesse la fede fratturata di Zaccaria. Una volta che questa si è ricomposta e diventata capace di portare il peso della sua persona, del rapporto con Dio, via il gesso, buttato via perché non serve più. Questa è la penitenza. Quando il peccato è stato espiato, quando si è ricomposto l'interno della persona nel modo giusto, la penitenza non ha più senso di esistere e viene buttata via. Capito l'agire di Dio nella nostra vita? Rimanere sordo e muto, umanamente parlando, è una disgrazia, una cosa brutta. Ma nella mente di Dio no, era una cosa che serviva per Zaccaria per guarire nella sua fede. Quante persone attraverso i guai hanno riscoperto Dio? Sono tornati a Lui. Per cui alcuni guai sono necessari. Se vi ricordate San Paolo, come padre spirituale della comunità che aveva fondato lui, è successo che in una comunità un giovane andava a letto con la mamma. Ecco, dice San Paolo, dice, manco tra i pagani succede una cosa del genere, l'incesto. Questo figlio, cosa sta succedendo in una comunità di cristiani? È una cosa gravissima. Allora dice San Paolo, questo giovane sia dato al diavolo, perché pur perdendo il suo corpo, almeno si salvi con l'anima. Vedete cosa significa? È beccato una malattia mortale. Avrebbe perso la vita del corpo da giovane, però nella sofferenza, nel ravvedimento che avrebbe stato per il fatto di essersi ammalato fisicamente, di aver fatto quel peccato che ha causato questa malattia, si poteva convertire e tornare a Dio. Capite questa cosa? Quindi non tutte le disgrazie o le malattie vengono per fare del male alle persone, per nuocere. Alcune Dio le utilizza per salvare le anime. Cerchiamo di fare le cose fatte bene, se no ci tocca tribolare di brutto. Allora, e abbiamo finito, Zaccaria è diventato credente nel Signore, il bambino Giovanni Battista. Quando lui torna a parlare, lo Spirito Santo lo riempie e lui esplode in una lode: benedetto sia il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E giù una preghiera, sia il Benedictus. Magnifica, una delle più belle lodi presenti nella Bibbia a Dio, che la Madonna gli è rimasto così impresso che lo ha detto, l'ha dettato a Luca, e Luca l'ha trascritta questa lode a Dio dopo tanti anni che l'aveva sentita. Che cosa magnifica! Ecco, tutti i salmi finiscono in gloria. La storia di Zaccaria è finita in questa lode meravigliosa a Dio. E così sia per noi. Adesso subito preghiamo. Lo facciamo adesso contro gli infermi. Preghiamo per questa cosa. E quindi Dio ci parla. Per le coppie che non hanno figli, ma lì è più chiaro che in tante altre situazioni. Che Dio ha detto esplicitamente, è scritto nella Bibbia,
che Dio, quando ha creato l'uomo e la donna, ha detto siate fecondi. E poi ancora di più, crescete e moltiplicatevi. Quindi Dio non vuole un figlio per famiglia, ne vuole da tre in su, perché solo da tre in su comincia la moltiplicazione dei figli. Crescete e moltiplicatevi. La parola di Dio sulle famiglie è già esplicita. E se ci sono ostacoli che impediscono questa realtà, la maternità e la paternità, sono ostacoli di natura di malattia fisica, di natura diabolica, figuratevi quanto possa odiare il diavolo i bambini. I bambini al diavolo gli ricordano la sua innocenza perduta, che il bambino c'ha e il diavolo non c'ha più, se l'è giocata ribellandosi a Dio. Li odia i bambini il diavolo, vorrebbe che morissero tutti, che non nascessero mai nessuno. E allora è a sconfiggere il maligno con la fede, perché Dio è più potente del maligno e fa nascere i bambini e fa nascere sani. E così per altre cose. L'angelo ha annunziato a Giovanni Battista e si è diventato papà. Scusate, a Zaccaria si è diventato papà di Giovanni Battista. E Dio ci annuncia attraverso i suoi angeli che Gesù Cristo è risorto dai morti, che ogni male è vinto attraverso Gesù Cristo. Numero uno, i peccati che sono il male più grave. E poi tutte le altre cose, le vessazioni del maligno, le malattie, i guai sociali, le famiglie distrutte che si ricompongono, la povertà, che è un male che non deve esistere nel mondo, e c'è tutto sconfitto nella resurrezione di Gesù Cristo dei morti. Questa è la parola di Dio per noi, l'annuncio, il kerigma, il fatto fondamentale, la cosa che ognuno nella sua fede è chiamato ad afferrare, a credere, a costruirci la sua esistenza sopra. Una famiglia non si può costruire sopra un contratto scritto davanti al comune ufficiale di Stato, lo Stato. Lo Stato è una cosa, istituzione umana. Se scomparissero tutti gli stati del mondo sarebbe un bene per l'umanità. Stati Uniti, Russia, Cina, un solo popolo, perché siamo tutti quanti figli di Dio. E le competizioni sportive come mondiali esasperano il nazionalismo, le divisioni tra i popoli. Perché noi siamo più forti degli altri. Che cosa più forti? Siamo tutti figli di Dio. Non si può essere divisi e in lotta gli uni con gli altri. Allora noi preghiamo, perché siamo qui stasera, il Signore conosce bene ciascuno e sa ciascuno di quale grazia ha bisogno, qual è il miracolo di cui ciascuno ha bisogno, che sia a livello interiore per la conversione, per la liberazione da un vizio, per esprimere la liberazione marigna, per sconfiggere una malattia, per ricostruire un matrimonio, per diventare papà e mamma. Lui sa qual è il miracolo di cui noi abbiamo bisogno e ci chiede la fede, perché quello che Lui nel suo amore ha predisposto per noi, guardate queste cose, Lui per noi, quante persone fanno il calcolo della vita fino alla vecchiaia, dobbiamo fare un calcolo per la vita per l'eternità, perché siamo chiamati alla vita eterna, perché Gesù Cristo per noi ha preparato un posto in cielo. Perché dove siamo, dove Lui, anche noi siamo per vivere eternamente, con un corpo che non è più soggetto alla legge dell'invecchiamento e della morte. I calcoli si fanno sulla vita eterna, non sulla vecchiaia e sulla morte di questo corpo. Allora, noi questo guardiamo in Dio, la vittoria che Dio ci ha dato attraverso Gesù Cristo. E preghiamo che si realizzi in noi, che noi vinciamo il nostro male stasera, che il miracolo che Dio ha pensato per noi si realizzi.